Buongiorno, mi chiamo Giulia, ho 43 anni e la mia lingua madre è lo spagnolo. Voglio raccontarvi com'è stata la mia esperienza imparando l'italiano da zero con Language Trainers. Mi sono recentemente trasferita in Sicilia, Italia. Ho studiato l'italiano con Language Trainers per gli ultimi 10 mesi. Ho potuto fare l'esame per ottenere il livello B1 per la cittadinanza per matrimonio. Quando è iniziata questa pandemia, abbiamo deciso con mio marito di trasferirci in Italia, ma io non sapevo nulla di italiano, quindi ho cominciato a studiare con Language Trainers e ho superato l'esame B1 con successo. Prima di Language Trainers ho cercato di imparare con altri corsi, soprattutto ho cercato di imparare a parlare e ho fatto corsi per viaggiatori, ma non ho potuto imparare nulla perché mi sono resa conto che quando io volevo parlare con altra persona in Italia, io non potevo capire nulla, quindi non c'era una comunicazione. Quello che mi piace di più di Language Trainers, gli insegnanti sono italiani, per esempio. Se io voglio imparare l'italiano, gli insegnanti sono italiani anche, quindi io dovevo parlare solo in italiano e penso che questo è stato meraviglioso per imparare velocemente. Non solo l'insegnante mi invia materiali audiovisivi, domande, esercizi costantemente, ma anche la coordinatrice del corso mi invia emails costantemente per domandarmi come va tutto con la professoressa, se io ho qualche problema, se voglio altre cose per studiare, altri materiali. Ho iniziato a studiare con la mia professoressa qua in Sicilia. La mia professoressa veniva a casa mia e questi corsi erano faccia a faccia. Ma dopo, quando la quarantena è stata rigida, abbiamo dovuto cambiare e fare i corsi online. Quindi ho fatto più ore, più o meno 3-4 ore per settimana. Alcune lezioni erano più parlate, altre con grammatica o parlavamo di argomenti che mi interessavano. All'inizio studiavo martedì e giovedì, ma gli orari erano molto flessibili, quindi se io non potevo fare la lezione, chiamavo la professoressa e dicevo che volevo cambiare l'orario e non c'era nessun problema. Adesso posso parlare con i miei amici italiani, posso fare la spesa, posso andare in città senza problemi. I miei amici italiani dicono che parlo bene, che parlo meglio. Loro possono parlare con me di quasi tutto. Ovviamente devo migliorare. Dopo di fare l'esame con successo, continuo i corsi online, ma non di modo intensivo, ma una volta ogni settimana oppure una volta ogni 2 settimane per migliorare l'accento, per migliorare la grammatica. Devo migliorare tantissimo, ma penso che ho studiato solitamente durante 10 mesi e penso che questo livello di italiano per me è abbastanza buono. Come io sono qua in Italia, posso ascoltare la TV in italiano, ascoltare musica in italiano, parlare con altre persone. Quello per la mia professoressa e anche per Language Trainers è fondamentale per la immersione completa nella lingua è fondamentale per imparare velocemente. Un'altra cosa che mi è piaciuto molto di studiare con Language Trainers è che io volevo studiare per fare questo
esame, quindi mi hanno detto cosa mi possono chiedere, mi hanno detto la grammatica che possono chiedere, quindi ho potuto superare, penso che ho potuto superare l'esame per questo. Sono molto felice perché subito potrò trovare un lavoro meglio e lavorare qua in Italia. Io consiglio assolutamente Language Trainers, per me è un sistema che funziona in termini di modalità di apprendimento, di orari. Ovviamente la motivazione è molto importante quando tu vuoi imparare una lingua. Penso che ora è il momento di imparare più lingue per essere capace di comunicarsi con tutto il mondo.